Bella ragazzi, Smaldragoros e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Stiamo estraendo quella che sembra essere l'ultima, sono una delle ultime vene di ebano rimaste in questa miniera. Eccola. Ho una gran voglia di combattere. Qualunque cosa, basta ci sia da combattere. Avevi bisogno di qualcosa? E ragazzi, dobbiamo Non c'è nulla. trovare Posso il portare con me bastone di parecchie cose. Magnus, in cui ed è per questo che ci siamo messi in viaggio. Ora, io dovrei avere ancora, a parte le ametiste, sia a parte ferro, tutto qua, anzi, ti posso dare tutto? Anzi, perché io qui ho anche, ecco, guarda un po', le belle ossine e le scaglie. E non posso più perché molto probabilmente ha il coso pieno. Però va bene così. È tutto pronto, andiamo. Andiamo, possiamo uscire. Ok, possiamo uscire. E possiamo dirigerci verso il nostro obiettivo, che è tipo a mila chilometri, più o meno. Quindi, anzi, sono venuto qua perché ho visto l'icona della miniera e ho detto: oh, guarda, una miniera che non ho ancora sbloccato. Andiamo a vedere che tipo di miniera è. Ed è tipo un mix tra ferro e ebano. C'è anche un quantitativo, sì, sia di ferro che ebano. E questa strada, ragazzi, ci tocca farla tutta a piedi. Tra l'altro, ho visto il gameplay ufficiale fatto da Bethesda sulla conferenza delle 3 di Los Angeles, fatta ormai qualche giorno fa, di Fallout 4. E devo dire, ragazzi, che è una figata assurda. Quindi, ragazzi, questo è ufficiale. Faremo Fallout 4 sul mio canale, a modo nostro, facendo il nostro personaggio più cattivo e cazzuto possibile. E ragazzi, quindi preparatevi per la distruzione totale di massa che già nel gioco c'è, però con la nostra aggressività non ne creeremo del panico di più. Però io qui vedo che mi sto un attimino buggando e sto andando per chissà dove, quindi è meglio se scendo un attimino. Ecco la Joel che corre come se non ci fosse un domani. Anche noi in realtà, però. Ma vabbè. Ragazzi, non ne vorrei dire, ma però questa volta, almeno con il quarto capitolo di Fallout, si vede che se ne sono andate da fare. Eh sì, però sta roba. No. No, 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 non mi piace po non mi piace per niente questa roba. Perché vi ricorderete, no? Questo cos'è? Ferro. Vi ricorderete, no? Quella volta in cui siamo andati che c'erano quei cosucci strani. No, a me questa roba non ne piace. Ve lo dico subito. Mzulf. Zuf. Vabbè. Sì, praticamente, ma c'ha dei. È morto. Chiave, registro di ricerca. No, ma qui mi piace poco. Allora, facciamo che. Ok, ghiacciata ce l'ho. Facciamo la nostra spada d'ebano. Ok. Prepariamoci al vero. Sì, però io non ho capito. Qui siamo tipo nel mille tot. Perché c'è questa roba? Queste rovine sono le più pericolose, ma anche le più proficue. Guarda che
che roba. I nani dovevano essere una razza molto ricca. I nani. Cioè, quindi tutta... Sì, sì, in effetti questa è tutta roba nanica di oro. Dovrebbe essere oro, tipo un materiale abbastanza... Trappole. No, ma qui ragazzi mi sto cagando sotto, eh. Io ve lo dico già. Già. Eccola. Sì, visto che qua è una cosa abbastanza grossa. Ma sì, spariamo uno di questi altro nacchi giganti. Ma cazzo, ma quello salta! Ok, bisogna tipo... Bisogna tipo potenziare l'altro... No, non sono rani normali, ecco perché saltano. Infatti mi pareva abbastanza strano. Sono ragni operai nanici. Ok, sempre meglio di quelli normali, eh. Ma che è sto roba? Convertitore nanico, pozione. No, convettore. Ciotola. Vabbè. Sì, no, ma a me non piace sta roba. Mi ricorda tanto di quelle giostre... Boh, strane. Sì, però come cammini lento però, eh. Fammi vedere cos'hai. Malachite! Vai, noi... prendiamo tutto quello che sembra utile. Che è stato? Ah. Guerriero. Ma te lo do io il guerriero. Guarda, non mi hai fatto niente. Manco con la scossa elettrica. Sono troppo forte. Eccola. Io sono troppo furbo. Che ti porta? Guardalo. No? No, non ne va più. Vabbè, sì, dove dobbiamo andare? No, ma vabbè, ci sono troppi bivi qua però, ragazzi. Ma chi è? Ma vattene. Ah, boh, senti, andiamo di qua e va in bagno. Ecco, anche un vicolo cieco, bellissimo. Cioè, se questo è un baule, che roba è? Quanto abbiamo di spazio? Va bene, ancora un po'. Pietra lunare. Ho visto morte a sufficienza per almeno 3 vite. Eppure non mi stanco mai di combattere. Vabbè, secondo prendiamo anche se non ne la useremo. Sì, ragazzi, poi avevo detto negli episodi scorsi che i materiali che non usiamo, tipo la pietra lunare, li andiamo a vendere, quindi sì. Arriverà il momento che andremo a vendere tutto, quindi ragazzi non preoccupatevi. Cioè, nel senso di non stare a scrivere guarda che c'hai roba inutile perché non ne la butti. Prendo tutto, allora facciamo che io prendo tutto, ok? Poi le cose che non ne mi servono le metto da parte e arriverà un episodio in cui andremo a vendere tutti i materiali che non ci interessano. Ok? Ma va, vanno te, ragno. Che non mi fai niente. Però tipo mi piacciono che ti danno le... Ametiste, tutte ste robe. Sì. Cucù. Vabbè, qui è
Ok, qui siamo proprio nel dungeon vero e proprio, Un cambio d'ambientazione perfetto. E qui altro. Pietra lunare. Prendiamo tutto e poi andiamo a vendere, anche se tipo Lidia è stracolma e anch'io sto diventando stracolmo pian piano. Però vabbè, non pesano tanto. Vediamo un attimino cosa riusciamo a trovare qui. 177. Ci stiamo. Ci. Aia. No, ma queste cose sono pericolosissime, te lo dico. Ah, meno male. Cosa abbiamo? Uova. Io direi di riprendere tutto. Fa un bagno. 182. Vabbè. Cesta, niente di che. Ok, appena sbranato questo tizio. Ma è una miniera questa, alla fin fine, infatti. Pietra lunare. Questa è sempre più pietra lunare. Strano, va bene. Mi sembra più... carne di cane. Va bene. Una patata. Nightleg. Vabbè, copiosa, questa me la sì. Vestiti, no, questa anche di no. E lì si continua. E vabbè, ma quanto dura? No, però qui dobbiamo prenderci un po' tutto. Altro. Quando ero giovane accompagnavo mio padre in c'è niente qua comunque. Prendi sta roba. Lanterna. Non ho niente. Paralisi. Prendiamo tutto. Quello che ci serve naturalmente. Non andiamo. Allora direi sì, prendiamo anche questa se non pesa troppo. Anzi, io penso lì il bastone, quanto peserà? Tipo una... secondo me tipo ha un peso di tipo 10, 12, 14. Quindi bisognerà vedere un attimino. Bisogna anche vedere. 1,88, allora sì, per 10 ce la facciamo. Cerchiamo di non occupare tutto il nostro spazio, perché altrimenti sarebbe un po' un casino. Aia, trappola. Sì. Possiamo... infatti, guardala. No, allora. Capisco che forse sono dei nani, ma... non vi sembra una trappola fatta male? Allora, se uno taglia il filo qua... comunque, uno non è si fa niente, perché i sassi cadono da là. Se cadessero da qui, mi avrebbero ammazzato comunque. Ma c'è qualcuno là? Sì che c'è qualcuno. Merda. Questo è cattivo, Questo è cattivo. Vai, amico Altronac, vai e distruggilo. Sì. Questo è gigante, devo dire. Se questo avrà le stesse robe. No, vabbè, stavolta non lo prendiamo. Dai, ammazzalo, però. Ed è morto. Ma tutte ste robe, ma... calma. Jol? Boh. Va bene. Jol, andiamo? Ma che cavolo sto facendo? Jol? Porca miseria, vacca. Sì, bug in mezzo. Jol, vogliamo andare? Niente di che. Vabbè.
Si continua ritornando dentro qua. Avresti dovuto vedermi al culmine della mia carriera di avventuriera. Non ti dico nulla e correvo ogni rischio. Era proprio questo il bello. Va bene. Ok, vuoi vedere che adesso qua... No, non è vero. Cos'è? Cerca sfera nanica guardiana. Niente, niente di che. Ma ti levi, mi... Vacca puttana. Aha. Sfera nanica, ma non mi fai niente. Sei solo un robot inutile. Metallo, ma non fa niente, non fa niente. Vabbè. È una sfera che si muove da sola. Va bene. Apri cancello, media. Però lì vedo delle cose belline. Ah, fan bagno. Andiamo avanti. Lasciamo stare questo. Perché ragazzi, io so già che tipo... Io penso chissà che cosa, in realtà c'è. Ci sono solo delle merdate dentro. Beh, non è sempre. Ok, una robot ragno normale come gli altri. Ciao. Ho aumentato 79. Era ora. È un oricalco grezzo. 2,90. Va bene. Fammi un quick save veloce, per favore. Eccola. Va bene. Va bene. Qui? Ok, c'è una robetta un po' così, se devo dire la verità, Ma noi tutte queste ametiste robe le prendiamo volentieri. Però ragazzi, fatemi vedere sempre il peso, perché se poi facciamo tutto questo casino e non è, possiamo prendere il bastone, mi incazzo pure, giustamente. Cosa abbiamo qua? No, ma questo è proprio il coso di benvenuto, Ma lasciatelo dentro dire. Un laboratorio d'alchimia. Così. Su due piedi. E qua molto probabilmente è difficile. Sì, col cavolo. Vabbè. Mia madre era una donna forte. È stata lei a insegnarmi come... Andiamo avanti. Te lo immagino. Proviamo per di qua, dove andiamo? Apri porta. Sì, va bene, Cioè, dai, dungeon a quelli super mega giganterrimi dove non capisci. Bisogna provare a metterti lì un attimo. Eccola. Ho una gran voglia di combattere. Devi fare una qualunque cosa per cosa, me. Basta ci sia da combattere. Dovresti... Avevi bisogno di qualcosa? Sì, dovresti metterti lì un attimino. Non c'è problema, ci penserò io. Prova a metterti lì. Mettiti lì. Non c'è problema, ci penserò io. Mettiti qui. Non c'è problema, ci penserò io. Non c'è problema, ci penserò io. Porca miseria, vai là. Non c'è problema, ci penserò io. E la merda, Ritorna qui, veloce. Porca merda. Volevo mandarlo giù, ma quanto pare non è possibile. Dai, ammazzami, Joe. Io ti aspetto qua. Adesso lo mandi giù. Allora, vai avanti tu. Qualunque cosa, basta ci sia da combattere. Vai avanti. Avevi bisogno di qualcosa? Sì, vai avanti. Merda.
prima che... No, queste me le prendo. 291, vieni con me. Sono pronta, andiamo. Qui che occhi abbiamo? Ciotola 2 Emer. Vabbè, 2 Emer, nani, sta robe. Ma secondo me c'è qua qualcos'altro giù, non vorrei dire. Eccola. Sì, queste le robe. No, no. C'è altro? No. Però queste rubine, cioè, danno... Guarda. Cioè, danno... addirittura i materiali. Beh, non tutti, ma quasi tutti. Ma veramente? Mamgiole, ma tu sei scema. Guarda, che più scema di te non esiste. Porca miseria. Allora. Aspetta. No. Mjolle, ma sei cretina. Porca miseria. Allora. Sì, va bene. Ma quanto dura sto cancaro di coso? E si rigira. Beh, meno male che stiamo risalendo, ragazzi. Meno quello. Sì, ma io dico, ma tutta questa... ma tutta questa tecnologia qua, ma a che cacchio serve? Un farmer? Questa no, questa costa... non tanto, ma almeno qualcosina. Ora facciamo che la prendo e te la do a te. Non c'è problema. Posso portare con me parecchie cose. Che poi la andiamo a vedere. Non è vero. E vaffanculo. Allora. È tutto. Cioè, allora è proprio colma in una maniera assurda, Lascia allora. Andiamo. Niente. Le caldaie. Sì, io pensavo che tipo si uscisse, in qualcosa, invece andiamo ancora più in profondità e... Va bene. Sì, no, però qua ci stiamo pesantendo anche troppo, però le gemme dell'anima le voglio assolutamente. Sì. Ma perché c'è tutta questa gente morta? Io non ho capito. Salve. Io. Niente. Là. Ma che roba. Addirittura. Ma io dovrei avercele, tipo l'elmo e ste robe fighe. No? Sai cosa? Io ti ciullo l'elmo. Ma non per qualcosa, ma perché è figo. Ok, siamo arrivati a questo bivio in cui c'è anche una vena di qualcosa, molto presumibilmente. Ma va bene. Ma ragazzi, direi che per questo episodio di Skyrim può essere tutto. Nel prossimo episodio ovviamente andremo avanti e vediamo se riusciamo a trovare questo bastone e a vedere se... Guarda, siamo già a 300, abbiamo ancora 50 di spazio. Riusciremo ad avere il bastone senza incazzamenti vari, senza buttar via niente? Questa domanda la possiamo solo sapere. Cioè, la risposta a questa domanda la possiamo dare solo nel prossimo episodio o nei prossimi episodi. Quindi, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel like su questo episodio, mi raccomando di commentare, condividere il video su dove voi vogliate. E noi ci risentiamo ad un prossimo episodio di Skyrim. Bella!